c'è l'altro versante del terremoto, la faccia in qualche modo coperta del terremoto, perché non si vede subito. È l'altra faccia del terremoto, che se c'è stato è in una forma terribile il terremoto che ha devastato le strutture murarie, c'è un terremoto dell'anima che ha creato fratture nella mente, nel cuore, nelle relazioni, nelle attività sociali. Sono state, in altre parole, spezzate anche tradizioni, tessiture di dinamiche interattive collaudate da secoli. No? L'attenzione sul terremoto, si capisce anche questa urgenza e questa priorità, rischia però di essere quasi esclusivamente riversata sul versante materiale e quindi si fa difficoltà a cogliere quest'altro tipo di malessere che non è meno dannoso, no? E vi faccio un esempio. Indagine UNICEF Abruzzo. I ragazzi del cratere sono insicuri e sfiduciati. Supporto psicologico, boom di richieste all'Aquila. No? Gioco d'azzardo, nel 2017 1000 aquilani, c'è un boom di questi fenomeni. Minorenni, schiavi di droga e alcol. Il dramma sociale del terremoto è boom di gioco d'azzardo e alcol. Lo stesso fatto, alcol, scommesse, no? Questi fenomeni si tende un pochino a rimuoverli perché sono pure imbarazzanti, però ci sono. Se questo accade all'Aquila, probabilmente si tratta di dinamismi che si ripropongono dovunque la tragedia si ripropone. Allora, come si stanno collaudando tecniche di pronto intervento, giuste, no? Di aiuto alla popolazione, modalità di ricerca, no? Di risorse finanziarie e di cantierizzazioni di opere ricostruttive. Bisogna anche tener conto che il terremoto chiede alla comunità ecclesiale e sociale la messa in campo di valori, di persone, di organismi operativi che siano in grado di rispondere a domande che spesso non vengono neppure fatte in modo esplicito, di un grido silenzioso. Spesso il problema rimane al di sotto anche della soglia della coscienza della persona, che lo avverte come un dolore che non ha nome e a cui è difficile dare causa. La vicinanza significa aiutare la persona a capire quello che è successo. Mi diceva uno dei parroci della montagna che in alcuni piccoli paesi si erano registrati, dopo il terremoto, in poco tempo 18 decessi di anziani. C'è una sorta di immediato restringimento della prospettiva di futuro, no? Allora, tutto questo può determinare una tale tristezza da attivare questi misteriosi meccanismi di congedo anticipato. Sono stato all'ospedale per la visita che faccio ogni anno ai malati e i medici mi dicevano che si registrano tanti casi di demenza senile che vanno oltre lo standard statistico e loro spiegavano che è una sorta di chiusura dell'anziano dentro un'oscurità che lo ripara. Delle malattie che toccano la psiche, innalzamento dei tassi di sindromi depressive, di manifestazioni di ansia diffusa, crisi di panico, di somatizzazioni di questi stress. I medici mi dicevano che sono aumentati i casi di tumore, malattie cardiovascolari, diabete, consumo di farmaci. Qualche volta una cultura tanto spostata sul piano
del valore economico e fisico, no, fa difficoltà a capire che nella persona ci sono altre dimensioni che hanno bisogno di essere curate, no? Alcuni risultati si possono ottenere solo se si determinano sinergie. La difficoltà, mi sembra, principale è proprio quella di creare, le chiamo, convergenze solidali, no? La comunità ecclesiale dovrebbe dare una propria testimonianza e anche qui offrire un lievito evangelico in termini di spiritualità, ma anche in termini di affiancamenti finalizzati a favorire il raggiungimento di questi livelli di sinergia. Ci saranno alcuni risultati che non potranno essere raggiunti se non si riesce a, diciamo così, determinare questo tipo di approccio comunitario. Il come nasce da una capacità di lettura e di ideazione che può essere soltanto in un noi. Ecco, allora io lo chiamo il buon noi ecclesiale, il buon noi sociale, e il noi non è io più io più io più io. Questo noi che ancora, secondo me, non compare in modo compiuto e adulto, è un noi in costruzione. Se c'è una sfida così grave, dentro deve esserci anche una grazia. Dio non permette il dolore solo per farci piangere. Quindi dentro una sofferenza deve esserci anche una possibilità di riscatto, di crescita. È il mistero della Pasqua. La croce non parla soltanto di un fallimento, è una porta che si spalanga su una vita nuova. La risurrezione non è riedizione di ciò che c'era prima. L'aquila deve risorgere, non è detto che risorga, dipende dalla capacità degli aquilani. La sorte dell'aquila è in mano agli aquilani, nella misura in cui gli aquilani potranno dire noi chiesa, noi società. Non può non essere così, perché se questo non avvenisse, la sofferenza terribile che c'è stata sarebbe stata vana. Le ferite di questo dramma sono molto evidenti ancora e chiedono un amore speciale e un noi mobilitato che sappia riconoscerle e curarle, perché ci sia guarigione. Ecco. E questo è il volto non meno ferito, ma nascosto del terremoto, e bisogna che qualcuno lo intercetti e ne parli. Chi meglio di un organismo ecclesiale? Organismi chiesa in cui insieme ai vescovi compaiono anche cristiani adulti capaci di un buon noi, con competenze diverse, che capiscono che c'è una emergenza terremoto che non coincide con quella muraria, ma che quella d'anima, e che di conseguenza ha bisogno di una task force che non si improvvisa. Un progetto non c'è, quindi, come dire, una sorta di diagnosi del problema e di un prospetto terapico, e cioè insieme dobbiamo riuscire, collaborando con altre forze, ad offrire queste opportunità. Qualunque tipo di tragedia richiede questo tipo, a mio avviso, di approccio. Cioè, è come dire anima-corpo, no? Ma il corpo qui mi sembra che ha il primo piano, esclusivo e qualche volta escludente.